Buonasera Rassanni, come va? Sistemiamo la luce. Ecco, oggi parliamo di Cavaradossi, visto che l'avete nominato tante volte e probabilmente c'è nascosto da qualche parte. Finalmente ho consultato i miei documenti segreti e sono giunta ad una conclusione molto importante. Dunque, in passato vi siete chiesti, sia i cavaradossiani che i montesiani, come mai Cavaradossi avesse fatto una campagna così denigratoria contro Montesi, così accanito questo odio, questo odio, no, vabbè, risentimento? Tanti se lo sono chiesti, ma chissà, forse ha donato le varie sorelle, i parenti, oppure avrà donato lui, cioè è rimasto male, oppure chissà che cosa. Io comunque sono andata a rovistare tra i miei documenti segreti e andando in qua e là ho scoperto dei documenti molto molto importanti che potrebbero centrare un po' con questa saga del Cavaradossi contro Montesi, Cavaradossi versus Montesi. Dunque, nel 1860, quindi l'epoca risorgimentale, ci fu una battaglia importante in Italia e fu la battaglia, indovinate dove? A Castelfidardo. Fu chiamata la battaglia di Castelfidardo, quindi è proprio il paesino, sì, del Montesi in provincia di Ancona, e proprio si parla proprio di quel Castelfidardo lì. Ci fu una battaglia importante nel 1860. E tra lo Stato Pontificio versus il Regno di Sardegna. Indovinate che c'era il Piemonte, eh? Quindi Cavaradossi, che stia vicino a Novaro, che stia a Torino, fa sempre parte del Piemonte. Quindi, e lui lo diceva di essere un sabaudo, a me non mi pare che lui abbia mai rammentato questa battaglia. Se l'ha rammentata, per favore rimettete il video di Cavaradossi perché sarei veramente curiosa se lui l'ha mai nominata. A me mi pare di no. Io poi mi può essere sfuggito perché ha fatto 100 video, eh. Però ha rammentato che era un sabaudo, roba del genere, qualcosa sì, per nei 100 video qualcosa gli è scappato detto, era un sabaudo, piemontese, eccetera. Però non mi pare avesse. Allora, vediamo per bene questa battaglia. Allora, dunque, data 18 settembre 1800, oh, io ho sta mascherina. Data 18 settembre 1860. Luogo Castelfidardo in provincia di Ancona. Esito vittoria delle truppe sabaude. Vuol dire che indovinate chi vinse? Vinse il Cavara, cioè le truppe sabaude. Le modifiche, l'Umbria e le Marche entrano nel regno di Sardegna dopo questa vittoria, che con l'acquisizione del regno di Sardegna e Savoia, cioè i Cavaradossiani, formarono una federazione composta dal Principato di Piemonte, il Ducato di Savoia, con capitale Torino, il colore bianco e il rosso, che poi riprenderanno la bandiera italiana, un po' dai Savoia, un po' il verde delle coccarde che si attaccavano con le foglie per dire dello stato naturale, il culto della natura, qualcosa del genere. Poi è venuta la bandiera italiana, bianco, rosso e verde. E la contea di Nizza e il regno di Sardegna. Appunto, gli schieramenti furono lo Stato Pontificio verso il regno di Sardegna. I comandanti più importanti furono, dalla parte dello Stato Pontificio, furono dei francesi di Napoleone III, la Morsière mi pare che rammentarono, ed erano 8.000 disponibili e 6.550 impiegati a fare questa battaglia, mentre invece il Regno di Sardegna aveva il famoso Manfredo Fanti, sì, Enrico Cialdini, boh, io l'ho sentito nominare meno, la Morsière invece era famoso, la Morissière. E nel Regno di Sardegna c'erano 16.449 disponibili e 4.880 impiegati. Allora, ci furono un sacco di morti, 88 morti e 400 feriti per quanto riguarda lo Stato Pontificio.
e 55 e 6 con 184 feriti invece nel Regno di Sardegna cavaradossiani. Quindi ci fu, si è detto, lo Stato Pontificio erano i cattolici intransigenti, qualcuno ama chiamarli così, cattolici intransigenti, perché ora ci sono i modernisti, ma all'epoca c'erano cattolici intransigenti, e qui sono io. E poi c'era appunto i Sabaudi, che erano il Sabaudo, e quelli facevano parte del Regno di Sardegna, che erano i massoni. Quelli che volevano levare il pontificato, il potere temporale al povero Pio IX. Il pepito per aria, io ho capito carissimo cosa vuol dire, non è, io dicevo pepito per aria, pensavo a uno spagnolo, qualche cosa del genere, tipo Che Guevara, ho detto, yes, sto pepito che era per aria, magari volava con l'aereo o per mare, chi lo sa. No, vuol dire papato per aria. Volevano levare il potere temporale al papato, veramente volevano levarlo del tutto, diciamoci la verità. Comunque, fecero questa battaglia tra i cattolici intransigenti montesiani di Castelfidardo e il regno di Sardegna cavaradossiani. Dunque, nella battaglia di Castelfidardo, 18 settembre 60, si scontrarono, si è detto, gli eserciti del regno di Sardegna, i cavaradossiani, e quello dello Stato Pontificio, i Montesiani. E il cerchio magico, chiamiamolo così. Anche se il cerchio non è che a me mi pare un po' di sinistra il cerchio del gruppo dei Liguri, tanto cattolico intransigente non mi pare. Comunque, vabbè, si fa per dire, eh. In seguito alla campagna piemontese in Italia centrale, l'invio di un contingente militare da parte del Regno di Sardegna contro lo Stato Pontificio. Il casus belli fu l'intervento contro la repressione da parte dell'esercito pontificio dei moti rivoluzionari. C'erano stati altri moti rivoluzionari favorevoli all'unità d'Italia, non è che volevano l'unità d'Italia, perché loro la odiavano l'Italia, massoni odiavano l'Italia, odiavano l'Italia cattolica, odiavano le sue tradizioni, odiavano i suoi borghi, odiavano le sue feste, in realtà volevano un'Italia come quella che è ora fasulla, da ridere, perché vedi quanto ci si litiga, e c'è chi ce l'ha a morte con gli italiani, lasciamo perdere chi, un certo Maurizio Ettino che sta lassù, che non fa che di male dell'Italia, proprio perché l'Italia è stata unita in malo modo, è stata unita dai massoni, che non è che volevano l'Italia unita, volevano semplicemente fare quello che diceva Lord Palmerston, inglesi, volevano fare quello, erano tutti schiavi di Lord Palmerston, praticamente l'Inghilterra di Lord Palmerston a fianco della regina, era un ministro lì della regina Vittoria, una delle tante regine inglesi che hanno vissuto tantissimo il regno della regina Vittoria, e Lord Palmerston, che era il re massone di tutti i massoni, stava convincendo l'Europa intera ad andare contro la nostra Italia dei borghi, la nostra Italia delle tradizioni, perché odiava a morte Gesù Cristo, odiava i sacramenti, odiava Maria, un po' era protestante, un po' erano anticlericali, erano anarchici, come Cavaradossi si è dichiarato anarchico perché ha detto odio la politica quasi di più della religione, quindi è un anarchico praticamente. E Lord Palmerston era una sorta di protestante, fra virgolette, anarchico, che odiava con tutto il cuore la tradizione italiana, la vera Italia, e faceva finta di unire l'Italia nel senso di levare la vecchia Italia fatta da tanti stati, e tra cui c'era lo Stato Pontificio, voleva mettere un'Italia fasulla, un'Italia virtuale, come si può dire, un'Italia finta, quella che è ora, un'Italia pagliaccesca che non è mai stata Italia, perché c'erano troppe discordanze tra il nord e tra il nord e il sud. Mi avete chiesto, ma uno svizzero può essere un italiano? Ma ne parliamo quest'altra volta, cosa vuol dire Italia adesso? Se è veramente unita, se non lo è, se ha ragione Maurizio Ettino quando dice odio gli italiani sono tutti arroganti, tanti lo dicano, gli italiani vengono odiati dagli spagnoli, eccetera, eccetera. Parleremo di queste cose. D'ogni modo, volevano l'unità italiana, ma era una scusa, era una copertura, in realtà volevano solamente
buttare giù il Papa, la religione cattolica, metterci la religione di Lucifero, della massoneria. Diciamoci la verità, perché tanto è inutile, il risorgimento è stato una sorta di buffonata, di pagliacceria. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi, la battaglia si conclude. Allora, siccome c'erano stati moti rivoluzionari in tutto il centro, un Ciro Menotti, eccetera, eccetera, lo Stato Pontificio di Pio IX aveva reagito veramente male, aveva messo delle spie, aveva fatto accoso a Cretino Joly, aveva fatto scrivere l'Histoire de l'Église en face de la Révolution, cioè aveva preso tutti dei documenti segreti, quindi praticamente era una sorta di Sanni che aveva preso tutti i documenti segreti della massoneria e quindi stava indagando per conto di Gregorio XVI e poi di Pio IX, perché Gregorio XVI morì nel 1946, gli dette questo incarico a Cretino Joly di vedere tutti i documenti segreti, di andare in tutte le corti d'Europa per vedere i documenti segreti della massoneria, indagare, e c'era anche la Sanni probabilmente nascosta, e Cretino Joly, aiutato dalla Sanni, scrisse questi l'Histoire de l'Église en face de la Révolution. E quindi scoprirono tante cosine del cerchio magico di Cavaradossi. Però purtroppo vinse il Cavara e quindi ci fu la vittoria di tutti i cavaradossiani. E le truppe invece di Montesi, superstiti, si asserragliarono nella piazza forte di Ancona, cioè nel castello di Castelfidardo, e furono sconfitti dall'esercito di Cavaradossi dopo un difficile assedio. Ci fu una serie di video, un assedio di video pazzeschi, e vinse, purtroppo vinse Cavaradossi il primo round. Conseguenza della vittoria piemontese, infatti, fu l'annessione del Cavara del Montesi, fu la chiusura del canale di Montesi. E quindi il canale di Montesi fu annesso, si può dire, ai Cavaradossi, con tanto di bunkerino, e disse: gli si è fatto chiudere il canale a Montesi, brindiamo! E ci fu la vittoria dei Savoia, che tanto Savoia non erano, perché su un pugliese non può essere un Savoia, quindi ditemi voi che Italia Unita si può fare tra un piemontese e un bunkerino pugliese e un coso. Comunque, vabbè, passando per Mauri che odia l'Italia, gli italiani, qui dalla Sanni, lasciamo perdere. Probabilmente l'unica vera italiana centrale sono io, il Granducato di Toscana. La 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 la. Poi andiamo avanti. Allora, la battaglia di Castelfidardo è considerata, quindi la vittoria del Cavara momentanea, è considerata un momento importante di YouTube, del risorgimento di YouTube italiano. In effetti, essa contribuì a rendere possibile proclamare la nascita del regno di YouTube nel 17 marzo 1861, no, scherzo, del regno d'Italia. Che Maurizio Ettino sa quante volte ha maledetto questo momento che fu proclamato il Regno d'Italia. Cari, te volevi stare nel Lombardo-Veneto con gli austriaci, eh? Aspidanche! E il Granducato di a me mi pareva in meno, io stavo nel Granducato di Toscana, ci s'aveva avuto Medici, ci s'aveva avuto Lorena, e ci s'aveva la Leopolda, carissimi. Voi avevate Francesco di Borbone, voi eravate servi della gleba, la Puglia, degno delle due Sicilie. C'era Francesco, mi pare, il fra Francesco, E poi invece al nord c'era il Vittorio Emanuele e Carlo Alberto. Vabbè. Allora, diciamo che, siccome questa battaglia non la ricorda nessuno, che nel paese di Montesi si è battagliato e hanno vinto Cavaradossiani, appunto Savoia,
E non la rammenta nessuno perché preferiscano rammentare l'impresa dei mille che mille non erano. Era l'impresa delle mille mazzette, lo sapevate? La Sicilia, i mafiosi siciliani alleati con l'Inghilterra di Lord Palmerston e quel della regina Vittoria. Era quello, cioè quella è l'impresa dei mille, I comunistini, tutti un po' così, che a suon di soldini, avevano comprato i meridionali, poi lasciamo perdere la finestrelle, eccetera. Chi vi volevo dire? Nessuno rammenta più la battaglia di Castelfidardo dove è nato, no? È cresciuto Matteo Montesi, perché preferivano rammentare quella famosa impresa dei mille, la presa di Roma, la questione romana, la famosa breccia di Porta Pia, e questa me la ricordavo proprio bene. Chi è che non si ricorda la breccia di Porta Pia? Io poi devo aver fatto l'esame di quinta del Risorgimento, perché è uno dei periodi. Ma a noi ci dicevano che erano gli eroi, l'eroe dei due mondi, Garibaldi, vabbè, erano degli eroi, vabbè, lasciamo perdere. Garibaldi fu ferito ad una gamba, Garibaldi che comanda i suoi soldati. Ta, ta. Benissimo. E nessuno ricordava la battaglia di Castelfidardo e non gli è stato dato abbastanza omaggio ai caduti risorgimentali, ai sabaudi. Probabilmente Cavaradossi voleva omaggiare di nuovo questa battaglia facendola lui, dicendo ci sono ancora cattolici intransigenti a Castelfidardo. Adesso io continuo questa battaglia di Vittorio Emanuele, sono un suo discendente e la voglio chiudere in bellezza, così ve la ricordate proprio bene. Però perché forse gli ha fatto rabbia che Castelfidardo ci siano ancora cattolici intransigenti. Allora, Matteo Montesi non è un cattolico intransigente, è un cattolico modernista. È per questo che tanti di voi l'hanno criticato, non è un vero cattolico, ce ne sono tanti così. È il cattolicesimo moderno, la Sanni è proprio una cattolica intransigente, in effetti, molto più severa di Matteo Montesi. Matteo Montesi è un po' così, diciamo, un cattolico liberale, che sono, non sono proprio il massimo. Per la Chiesa non è il massimo essere un cattolico liberale, di Romolo Murri, di Carlo Maria Martini, di... eccetera eccetera. Comunque, vabbè, ci sono questi cattolici, vedi Amoris Laetitia di Bergoglio, eccetera eccetera, quindi è per questo che Montesi non pare un vero cattolico, perché è un cattolico modernista, e ci sono, cioè cattolici modernisti e cattolici intransigenti. Io sono una cattolica intransigente. Dunque, poi cosa vi volevo dire? È inutile che mi segnalate il video, quello di Mauri. Che cosa fate? Cioè, da 800 views si sta calando a 600, ma cioè, cosa rimediate? Magari si arriverà a 500, a 400, ma che cosa rimediate? Allora, non ci guadagno niente. Le ore vengano contate lo stesso perché qualcheduno di voi mi ha fatto arrivare a più di 1000, vi ringrazio, a scoppio ritardato di 5 o 6 mesi, però vi avevo già ringraziato, non ho capito chi è che mi ha fatto arrivare a 1000, comunque vi ringrazio, però non avevo abbastanza orario, per questo ancora non ci monetizzo, se volevate sapere, non ci monetizzo un bel niente perché non sono arrivata ancora all'orario. Perché non è che mi guardate, mi cliccate, comunque non importa. Che voglio dire, come mai mi segnalate? Mi segnalate quel video che sta calando di views, ma non serve a nulla perché tanto non ci guadagno niente. Se arriverà da 800 a 400, ma voglio dire, ma cosa rimediate a segnalarlo? E siete dei rotenti imbecilli. Scusate la mascherina, ma continuo a essere denigrata, quindi... Allora, avevo trovato una mascherina colorata, tutta colorata, tipo arcobaleno, dal cinese, a 2 euro, un pacchetto di una decina di mascherine, però non l'ho comprata perché il colore arcobaleno è il simbolo del nuovo ordine mondiale, quindi non mi è piaciuto comprarlo, la mascherina arcobaleno.
E quindi ho questa nera e poi ho quella rosa e quella celeste solita. Vabbè, bianca non mi piace, ce l'ho da ricomprare. Dunque, il prossimo video probabilmente sarà sull'amore, ve l'avevo promesso. Farò tutti i video sui particolari tipi di amore. Ah, un'altra cosa, non mi spammate i video contro di me o i canali aperti contro di me perché non mi interessano. Veramente, guarda, mi entrano di qui, mi escano di là. Quindi non venite a spammare questi canaletti dementi perché a me non mi interessa proprio. Io vi banno, se mi spammate, ok? Ci siamo intesi. Per quanto riguarda quello che parla degli italiani che stanno in Svizzera, vabbè, facciamo anche un video sull'Italia e gli italiani. Ok? Vabbè, ho io sta mascherina. Che palle. No, lo faccio perché se no sono un cesso lo stesso, ma non importa. Poi anche ricordando Cavaradossi, io ho omaggiato Claudio Cavaradossi, è un video, allora hai vinto tu, però come hai visto Castelfidardo ancora è pieno di cattolici, la Chiesa ancora non è morta, tu sei un anarchico perché l'hai detto tu. Hai detto che odi sia la Chiesa che la politica, quello è un anarchico. Io credo sei molto vicino agli anarchici di destra, di stampo americanista, perché tu ti chiamavi Tex Willer, hai sempre amato l'America. Anche a me piace molto il sogno americano, ma in un'altra maniera. Anch'io, il mio sogno è andare negli Stati Uniti. Però è un'altra cosa, è vero che l'America non dobbiamo tutta buttarla via, assolutamente no. Io ricordo ancora i pionieri, ricordo cos'è stata l'America, ad ogni modo i Pilgrim Father avevano le sue motivazioni, poi se la vedranno con Dio cosa hanno sbagliato, cosa no. L'America non è da buttare, il mio sogno americano rimane. Però ecco, possiamo parlare anche del sogno americano, cosa vuol dire? Cosa vuol dire il sogno americano degli anni 80, un po' infranto e un po' no. Io comunque mi rimane sempre il mio sogno. Una volta faremo anche un video guardando la cartina geografica e parlando un po' dei paesi, ok? Qual è il sogno americano? Qual è il sogno asiatico? Qual è il sogno di tanti paesi dove vorrei andare? Il sogno pugliese! Così quello mi fa, tu sei pazza, ok, dai, si fa per scherzare, è primavera, ci si deve divertire noi in Toscana. E speriamo presto di levare le mascherine. Io qui le metto per gli etere, non certo per il Covid. Va bene? Ok? In chiesa lo metto per espiare i peccati. E eccetera. E fuori non la metto mai. Ok? Va bene, vi saluto. Ciao, ciao, ciao.